Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di lunedì 19 gennaio 2021. Innanzitutto ringraziamo come sempre chi ci ascolta, chi ci segue, Promozione Italia, Made in Polesine e leandromaggi.com e naturalmente gli sponsor che vedete nel nostro, nei nostri banner. E che dire, oggi come riferimento abbiamo Gazzettino di Rovigo e Voce di Rovigo. Andiamo subito alle notizie. Prima pagina della Voce di Rovigo, vaccinazioni stop amaro. Prima pagina del Gazzettino Nazionale, vaccini, ira di Zaia, vergogna, rivolta nord-est contro i tagli della Pfizer. Quello che sta succedendo grida vendetta. E Fedriga, che è il governatore del Friuli Venezia Giulia, penalizzate le regioni virtuose e il Veneto, rischio stop, garantiti solo i richiami. Mentre nella pagina Gazzettino Rovigo c'è vaccini, scatta la fase dei richiami. E poi c'è effetto Covid, la giostra non gira più. La difficoltà che hanno appunto le nostre eccellenze, che sono le aziende che trattano gli spettacoli viaggianti, in particolar modo nella zona Bergantino-Melara, che sono in grossissima difficoltà. Andiamo nelle notizie più specifiche. Freddo siberiano, Voce di Rovigo, prezzi di frutta e verdura schizzano alle stelle, i costi aumentano ed anche il valore degli scaffali, ma i produttori arriva sempre meno. Infatti c'è sempre la solita polemica, per tutte le culture il gelo invece è una sofferenza e per gli agricoltori rappresenta un grande problema, sia per il rischio della produzione che per l'ulteriore costo per riscaldamento di serre e annessi rustici. E aggiungiamo il fatto anche che rispetto al prezzo dello scaffale l'agricoltore prende sempre meno e guadagna sempre meno. Poi il Covid rilancia l'agricoltura, vendite aumentate del 9%, la pandemia traina i prodotti agroalimentari sugli scaffali dei supermercati rodigini e anche qua naturalmente c'è la polemica che nonostante i prezzi e la vendita siano notevolmente aumentate per quanto riguarda gli alimentari e anche i prodotti nostri, gli agricoltori guadagnano sempre meno. Questa qua è una cosa da rivedere e sicuramente da seguire. Sempre dalla Voce di Rovigo, il contagio in Polesine continua a rallentare, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 48, però i guariti sono quasi il triplo, 136, ma purtroppo si registrano ben 9 vittime. Questo qua è il bollettino ufficiale da parte dell'USL5 e dal direttore Compostela. Un'intervista a un ristoratore di Portoviro, in particolar modo Monica Fonsato, che è la titolare di due importanti ristoranti, l'Osteria e la Locanda Sette Mari. Ci siamo organizzati, dice giustamente, in base al regolamento, igienizzati, misure di sicurezza, mascherini, distanziamento dei posti a tavola, ciò nonostante sono chiusi e quindi questo rispecchia un pochino il sentimento di nervosismo ma anche di frustrazione di tutti i ristoratori baristi in questo momento. In coda a questo discorso, a malincuore non protestiamo, i titolari di bar e ristoranti del centro, il centro di Rovigo, spiegano perché non hanno aderito a Io Apro. Ci hanno pensato in tanti ad aderire alla protesta nazionale, ma per vari motivi hanno detto no e continueranno a fare asporto, a tenere i nastri protettivi attorno ai dehors e a segnalare che non si può consumare ai tavoli e dentro i locali. Poi, amaramente, siamo alla canna del gas, comunque se non fosse chiaro, 5.000 euro per chi al mese ne fattura 50.000 non sono niente. Piuttosto protestiamo in piazza, però senza andare contro la legge. Il rischio appunto di tenere aperto è elevato, non c'è solo la multa di 400 euro, mettiamo a rischio anche i clienti e a malincuore abbiamo detto di no, per quanto riguarda i ristoratori del nostro capoluogo. Infatti, ristori, coperto solo il 6,6% delle perdite, la CGA, fare debito pubblico per salvare le imprese compensando la perdita di fatturato. Sono 3 miliardi di euro di ristori a fronte di 45 miliardi di mancati incassi. Per il Veneto il piatto piange e a denunciarlo è la CGA di Mestre. C'è una notizia da Portoviro, nascerà un grande percorso fitness all'aria aperta nella zona dell'Oasi Veranopolis. E sorgerà un percorso fitness che si potrà praticare sport all'aperto e sarà un punto di incontro per poter socializzare. Si tratta di un intervento del costo di 56.000 euro che andrà ad impreziosire l'ultima parte del terreno dove c'era il collettore padano. Per quanto riguarda gli spettacoli, il Multisala annuncia pronti per ripartire il 5 marzo. Ricordiamo che il 5 marzo in teoria dovrebbe finire il blocco per quanto riguarda spettacoli, cinematografi e musei. Ci sono abitudini che dopo un anno di chiusura abbiamo praticamente perso, come andare al cinema. Un investimento da 1 milione di euro per la società Notorious, quotata in borsa.
andiamo per conto nostro, dice appunto la società, e l'apertura del cinema è prevista per il 5 marzo, una decisione opportuna visto che il cinema segue l'andamento mondiale. Per quanto riguarda zone rosse, arancioni, gialli e quant'altro, a scuola dal 1 febbraio, zero certezze, ma i caccia a decine di bus. Se arriverà il via libera per il ritorno alla didattica di presenza, dovranno essere potenziali i trasporti. Questa qua è un pochino la scoperta dell'acqua calda, diciamo che è un discorso che lo stiamo proponendo chiunque già da marzo. C'è una notizia poi ricavata dal web, ce l'ha segnalata Bartolomeo Amidei, adesso a Corte Retinella, questo era ieri, di Loreo, appartenuta ai Conti Papadopoli, i vigili del fuoco prontamente intervenuti per domare un incendio. È un sito che ha anche una proposta di riconversione turistica, e non abitato, appartenente appunto ai Conti Papadopoli, Conti della Grecia, che erano tra le famiglie più importanti a Venezia, e che comunque ieri è andato bruciato. Vedremo un pochino gli sviluppi, e non sembra ci siano vittime, anche se qualcuno sospetta ci fossero delle abitazioni abusive e persone extracomunitarie che abitassero lì, speriamo di no. Poi la notizia di sport, il Delta Volley Porto Viro, prima sconfitta per i giganti Nero Fucsia. Un KO così netto fa male anche dopo 10 successi consecutivi. Chiudiamo con delle foto stupende, si chiama stravedamento, quando per le condizioni atmosferiche particolari Venezia sembra sovrastata dalle montagne vicine. Quindi vi faccio vedere queste foto, che sono una più bella dell'altra, di questo appunto stravedamento. Queste qua sono immagini dell'8 gennaio 2021, dove appunto c'erano le condizioni atmosferiche particolari, e scorrendo vedete quanto meravigliose sono queste fotografie. Rassegna stampa finita, come sempre è un piacere stare con voi, vi invitiamo a seguire anche le nostre pagine Made in Polesine, leandromaggi.com, ma non solo, anche la pagina YouTube e anche il sito leandromaggi.com. Da Leandro Maggi appunto è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!